essere comunisti negli anni 50, 60 in Italia voleva essere doppiamente bacchettoni di un cattolico, penso, per dire, no? Si sa questo, però essere comunisti negli anni 50, 60, 70 in qualche misura voleva anche dire essere dei cittadini di serie B, no? Perché si veniva stigmatizzati e marginati nel lagone politico, sociale, anche economico del paese, non ovunque, ma in gran parte del paese sicuramente fu così. Pasolini era un outsider assoluto, ecco, perché indubbiamente lui era refrattario al gioco politico nel paese, che si andava dimenticando in maniera così repentina, anche così veloce, dei valori della resistenza, abbracciando il boom economico con tutto quel che portava con sé, il boom economico, cioè il consumismo più sfrenato da un lato e l'arrampicamento sociale. Cioè, Pasolini era schifato. Pasolini parlava del nostro paese, diceva l'Italia dovrebbe sprofondare nel suo mare, odiava lo Stato italiano, non il popolo italiano, ma lo Stato sì, lo odiava. Certo che dentro quell'odio, l'odio poetico, no, pasoliniano, c'era un amore profondo per il paese. È chiaro, anch'io odio e soprattutto disprezzo una parte di questo paese, ma perché amo il paese ne disprezzo una sua parte. Sì, hai colto un segno. Potrei limitarmi a dirti così, hai decisamente colto il segno. Io, la pars destruens della mia esperienza culturale e umana è finita molti anni fa, quando ero ragazzo. Sembra che questo paese, per quanto invecchi, sembra rimanere un eterno adolescente, capriccioso anche. Io cerco di, in tutti i modi, quotidianamente cerco di combattere il nichilismo che vive nel mio cuore, dentro di me, perché molte sono le circostanze, molti gli stati e delle cose che ci inducono a pensare che è inutile sperare in un futuro, meglio arrangiarci nel presente. Ma io di questo reiterato e sempiterno presente, in tutta franchezza, non so che farmene. Non soltanto mi dispiace questo presente, nel senso che non mi piace e non mi ci riconosco, ma è proprio in questo mancato riconoscimento nella mia contemporaneità, cioè nella mia persona all'interno di questa contemporaneità, che preferisco lottare per un futuro migliore. Non mi importa niente di vincere le mie battaglie. L'obiettivo è utopico, una società più giusta e più uguale, anzi una società giusta e uguale, la vera utopia. L'utopia è impossibile, lo sappiamo, però il percorso che ci può portare verso l'utopia coincide con la nostra esistenza. E io dico che lottare, lo dico sempre, mi sembra di essere in campagna elettorale da una vita ormai, in campagna elettorale nella misura in cui mi ripeto spesso certe cose che mi viene spontaneo ripetere, ma perché desidero dirle ogni qualvolta ogni volta ne abbia l'occasione. Io sono convinto che lottare sia bello, ecco, e interessante e divertente, se vogliamo, rende la nostra vita più degna di essere vissuta. Chi non lotta dorme. Buonanotte, sogni d'oro.